Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo a Portaventura, a Salou, in Spagna, più o meno a un'oretta da Barcellona, e in questa, diciamo, giungla possiamo notare un qualcosa di molto particolare, quasi come se fosse un piccolo tesoro immerso nella giungla. Davanti a questo arco, vi chiedo, notate un qualcosa di familiare? Se sì, tranquilli, lo noto tantissimo anch'io. Ebbene sì, siamo davanti a Sesamo Aventura, un'area scenografata da Mazzoli che, diciamo, ricorda una nostra conoscenza. E infatti in questo video vi porteremo in un confronto tra Sesamo Aventura versus Fantasy Kingdom. E direi di varcare questo arco e iniziare ad entrare. Iniziamo già dall'arco a notare delle piccole, diciamo, differenze, ok? La scritta Sesamo Aventura è molto simile sia per il font che per il nastro, diciamo lo striscione sulla quale è appoggiata. Qua sopra iniziamo a vedere Volaplano, che però si chiama in un modo diverso. Anche l'interno dell'arco a scacchi, diciamo, è molto simile a quello di Fantasy Kingdom. Però ai lati di questo portale d'ingresso, dove a Gardaland troviamo le mascotte del parco, qui invece troviamo i personaggi che vivono l'area Sesamo Aventura, ovvero i Muppets, perché tutta l'area è ispirata a Sesame Street, un programma televisivo a sfondo educativo per i bambini che ha avuto origine in America negli Stati Uniti. Però comunque entriamo in questo arco salutando il Baldo, il nostro compagno d'avventura, che ci porterà a questo confronto. Comunque in fondo notiamo già qualcosa di familiare, però prima di arrivare in fondo aspettiamo, e sulla nostra destra troviamo qualcosa già di sinistra, scusami, ragione, possiamo trovare queste statue dorate che spruzzano acqua da una statua all'altra, riprendendo sia per colore che per gioco d'acqua le statue che possiamo trovare anch'essa alla nostra sinistra a Fantasy Kingdom. E qua dietro troviamo un qualcosa che può sembrare Doremi Farm e che in realtà è una sorta di Doremi Farm. Lì si vede il pagliaio, che è molto simile, ma non solo il pagliaio, i trattorini, i convogli sono stati prodotti dalla stessa ditta costruttrice di Doremi Farm. Infatti ne vediamo passare lì dietro uno in questo momento, e quindi diciamo che per questa prima parte sinistra abbiamo una similitudine veramente forte con il nostro Fantasy Kingdom. Lì troviamo un personaggio di Sesame Street, vediamo là sopra il nostro tra virgolette volaplano che passa. Tra l'altro la curiosità qual è? È che questa monorotaia con i convogli a forma di aerei compiono il tragitto dell'area, ma nel senso opposto rispetto a volaplano. E con qua la fattoria che impazza, che vive, con anche lì dietro le mucche che praticamente sono molto simili. Qua si vede la scenografia, l'impronta di Claudio Mazzoli. Dirigiamoci verso il cuore dell'area, ovvero l'albero. Ma prima, alla nostra destra, stavolta Baldo l'ho detta giusta, possiamo trovare un bike ride della Zamperla. In poche parole, una flat ride molto carina, adatta a tutte le età, dove tu più pedali più vai in alto, simile a Bici da Vinci di Lolandia, anzi stessa tipologia, però qua scenografata in modo diverso. Ma perché una ride sul volo? Perché un po' più in su troviamo Coco Piloto, ovvero la versione portaventurina, diciamo, di Volaplano. E qua possiamo trovare questo hangar, diciamo, degli aerei, che si trova dalla parte diametralmente opposta rispetto a quella di Gardaland. Infatti il Volaplano a Gardaland non lo troviamo vicino all'ingresso sulla destra, ma lo troviamo a sinistra, più o meno di là. E qua sulla sinistra troviamo una sorta di salto matto, però più bello, perché vai su con la forza delle tue braccia, in poche parole. Tu, Baldo, lo faresti questo? Perché no? E io dico perché no, perché soffro di vertigini, o perché no, punto. E quindi non sarebbe male, però abbastanza carino, divertente. Ci sono due torri, e un'attrazione simile la possiamo trovare a Mirabilandia, nella Far West Valley, se per caso volete provarla anche voi siete in Italia. Però vi consiglio di venire qua a Portaventura, perché è un parco veramente bello, che per chi ha chiaccio di emozioni forti è il suo parco praticamente. E qua siamo al cospetto dell'albero magico. In poche parole, la curiosità qual è? È che questo albero magico, così com'è, quindi con una scalinata che accede alla terrazza e questo ingresso a forma di faccia sorridente, è un concept che era stato previsto per Fantasy Kingdom, un primo concept di Fantasy Kingdom. Però immaginatevi questo albero con attorno a sé un tipo fossato dove passava una piccola attrazione acquatica. Ecco, diciamo che Portaventura ha in sé, qui a Sesamo Aventura,
un'area che riprende il concept iniziale di Fantasy Kingdom. Quindi se volete buttarvi, diciamo, in un'area che ricorda un come sarebbe stata Fantasy Kingdom in alternativa, qua potete venire a vederla. Però non venite qua solo per questo, venite qua per molte altre attrazioni, così come quei roller coaster che vediamo lì dietro. E il bello qual è? Che dietro l'albero qui abbiamo Dragon Khan e Shambhala, a Gardland, Raptor e Legoland Waterpark, che per carità Raptor è carino, però esatto, Baldo, abbiamo il Legoland Water perché fa storcere il naso abbastanza. Qui abbiamo una sorta di punto ristoro che riprende comunque gli ombrelloni della carovana di dolci, più o meno siamo lì. Ma una cosa bella qual è? È che a Fantasy Kingdom inizialmente era previsto nella parte, diciamo, sinistra rispetto all'ingresso che dà all'area medievale, più o meno vicino all'hangar di volaplano, era previsto un piccolo roller coaster. E qui sulla parte sinistra troviamo un piccolo roller coaster che, se non sbaglio, è stato preso dalla vecchia area polinesiana, perché comunque l'area polinesiana è ancora presente, ma questo coaster prima ne faceva parte. Infatti Sesame Aventura ha tolto parte dell'area polinesiana, se non sbaglio. Però qua possiamo trovare comunque un piccolo roller coaster che secondo me è il grande assente nella nostra Fantasy Kingdom. Quindi qua darei un punto in più a PortAventura, perché poi l'ambientazione, questa ambientazione sia con la natura che con un laghetto sotto, dà tantissimo. Però se noi abbiamo la città dei giocattoli, anche qua abbiamo una cosa simile alla città dei giocattoli. Ora, notare anche i cartelli che hanno preso tantissimo da Fantasy Kingdom, perché Mazzoli Docet, mi viene da dire. E di lì andiamo a vedere quella che è la città, tra virgolette, dei giocattoli, che credo sia un negozio, che lì si intravede la parola tienda, che tienda vuol dire appunto negozio. E abbiamo questa piccola cittadina di Sesame Aventura, che, ok, le casette sono più piccole rispetto a quelle di Fantasy Kingdom, Fantasy Kingdom sono un po' più grandi, però anche così, diciamo, non è male, è molto carina, non è grossa come quella di Fantasy Kingdom, ma da un lato meglio, perché permette più spazio e permette ad esempio un playground come quello, ovvero l'orto magico, oppure un'attrazione che è davvero davvero molto particolare, che è il Magic Fish, ed è questa Baby Flat Ride dove quei pesci si muoveranno con un moto circolare, un po' come se fossero dei piccoli motoscafi, e diciamo che driftano molto molto bene e vanno anche abbastanza spediti, devo dire. Ma comunque, arrivati a questo punto del video, tra Sesame Aventura e Fantasy Kingdom, qual è la migliore? Secondo me nessuna delle due aree è migliore o peggiore rispetto all'altra. Sono due aree dedicate a un pubblico più giovane, entrambe scenografate, come ho avuto modo di accennare prima, da Claudio Mazzoli, che sono molto valide, ma che hanno entrambe qualche piccolo difettuccio. E andiamo brevemente ad analizzarli. Partiamo dall'urbanizzazione, diciamo, dell'area. Trovo che Sesame Aventura rispetto a Fantasy Kingdom sia un po' più dispersiva, perché appena entrati nell'area notiamo che la parte sinistra abbia molta vegetazione. Vegetazione del roller coaster, una vegetazione rigogliosa che tende a, diciamo, nascondere quella parte sinistra dell'area. Quindi entrando nell'area vediamo la parte destra, ma la parte sinistra abbiamo questa vegetazione che un po' la nasconde, nascondendo anche un po' l'ingresso alla fattoria, mentre a differenza di Fantasy Kingdom, quando noi entriamo nell'area abbiamo, diciamo, tutto a portata di mano, perché appena entrati vediamo già tutta l'area, ci facciamo già un'idea di come l'area, di dove sono le attrazioni, rendendo il tutto molto meno dispersivo e più immersivo, complice anche il fatto che Fantasy Kingdom si trova in una conchetta più o meno, quindi trovandosi in un livello inferiore rispetto al resto del parco fa sì che tutta l'area, con delle scenografie che sono un po' più imponenti quelli di Fantasy Kingdom, facendoci quindi sentire più immersi nell'atmosfera dell'area. Sesame Aventura invece, essendo, come ho detto prima, più dispersivo, fa sì che noi ci immergiamo meno nell'area. Poi dopo non è neanche in una conchetta, è sullo stesso livello dell'altro parco. È un'altra cosa che un po' ruba la scena alle scenografie dell'area, la vicinanza con due roller coaster, Dragon Khan e forse il roller coaster più imponente, togliendo Red Force che si trova al Ferrariland, di PortAventura, ovvero Shambhala. Voi immaginatevi che da Fantasy Kingdom si vede Raptor, che è alto 30 metri ma che è un po' più defilato, quindi con anche molta vegetazione attorno, quindi isolando un po' Fantasy Kingdom. Sto parlando del Fantasy Kingdom originale, quello prima del Legoland Waterpark, vorrei specificare. Però immaginatevi se al posto di Raptor ci fosse stato
stato, senza la vegetazione attorno, un po' più vicino, un roller coaster alto 76 metri e non 30 come Raptor. Immagino che, avendo anche un albero ad esempio imponente come l'albero di Prezzemolo, un roller coaster più alto messo vicino all'area un po' rubi la scena all'area stessa, cosa che accade per Sesamo Ventura. A Sesamo Ventura, sì, vedete al centro l'albero, il simbolo diciamo di entrambe le aree, che presto ci arriveremo, però oltre all'albero il vostro occhio viene catturato da Shambhala, dallo skyline, che da questo coaster imponente, un po' purtroppo come detto prima rubando la scena a Sesamo Ventura. Magari è proprio la vicinanza di questo coaster che mi ha dato l'impressione che le scenografie fossero un po' meno imponenti. Però adesso arriviamo al simbolo dell'area, ovvero l'albero. Parlando dell'albero, anche in questo punto Fantasy Kingdom ne esce vincente. L'albero di Prezzemolo è, come ho detto prima, più imponente, più complesso anche, perché al suo interno abbiamo anche un walkthrough, cosa che non accade a Sesamo Ventura. A Sesamo Ventura abbiamo un albero il cui accesso alla terrazza non è tramite un walkthrough interno, così come l'albero di Prezzemolo, ma tramite una scalinata esterna. Si arriva giusto alla terrazza e poi si scende dalla stessa scalinata. Un qualcosa un po' di più semplice rispetto all'albero di Prezzemolo, meno articolato. Però pensate che, come ho avuto modo di accennare prima, l'albero di Sesamo Ventura, se i progetti originali di Fantasy Kingdom fossero rimasti tali, ce lo saremmo ritrovati anche a Gardaland. E quindi diciamo che, se per caso voi avete la curiosità di esplorare un Fantasy Kingdom come sarebbe dovuto essere, Sesamo Ventura ve lo consiglio, perché vi dà, diciamo, per certi aspetti un po' questa ottica. E così come per Sesamo Ventura, se anche Fantasy Kingdom avesse avuto questo tipo di albero, non avremmo avuto la Magic House. La Magic House è arrivata dopo, in corso d'opera, secondo i piani originali di Fantasy Kingdom non sarebbe stata compresa. Quindi diciamo che noi abbiamo anche la Magic House in più. Però, parlando di attrazioni, qui Sesamo Ventura ne esce vincente, perché ci sono delle flat ride che io avrei visto bene anche a Fantasy Kingdom, così come il Magic Bikes della Zamperla, oppure le due mini Freefall Tower l'avrei viste molto bene al posto di Salto Matto, al posto del Legoland Waterpark soprattutto. Però Sesamo Ventura ha quel qualcosa in più che, se fosse stato presente anche a Gardaland, avrebbe fatto fare il salto non solo a Fantasy Kingdom, ma all'intero parco per offerta di attrazioni, ovvero Street Mission. Una dark ride interattiva, nonché un insieme tra schermi con proiezioni in 3D, scenografia fisica e non una, ma due parti simulatore. In poche parole, per due momenti di Street Mission, il vostro convoglio arriverà davanti a uno schermo che vi avvolge e lì inizieranno due video girati in prima persona, interattivi anche, quindi interagirete con il video, facendo aumentare così il vostro coinvolgimento all'interno di questa dark ride e dando un valore aggiunto alla dark ride stessa. E come se non bastasse, in alcuni punti del percorso l'attrazione avrà anche l'odorama, quindi sentirete questo odore in diffusione di biscotti, più precisamente cookies, che vi farà venire una voglia assurda di prendere quei biscotti. E io, Miguel e il Baldo li abbiamo anche trovati, li abbiamo anche presi, 2 euro qualcosa di cookies, ma ne è valsa la pena. E prima di concludere il video, un piccolo appunto: in molti hanno pensato che Sesamo Ventura fosse stata copiata da Fantasy Kingdom. In realtà non è proprio così. Sesamo Ventura è un progetto di Claudio Mazzoli, lui, come ho detto prima, è lo stesso scenografo, quindi è chiaro che lo stile è più o meno quello, così come anche a un'altra attrazione di PortAventura che si chiama Anchor, che ha una scenografia, un'ambientazione che è molto simile, se non per dire uguale, ai templi che possiamo trovare anche in Jungle Rapids. E quindi è chiaro che, essendo lui lo scenografo, essendo quello il suo stile, è chiaro che un po' le cose si somigliano. Però Claudio Mazzoli, se non ricordo male, non voleva realizzare Sesamo Ventura così come Fantasy Kingdom. È stata però la direzione di PortAventura che gli ha commissionato un'area che potesse ricordare quella di Gardaland. Quindi PortAventura non ha proprio copiato spudoratamente Fantasy Kingdom, ma ha ingaggiato lo stesso scenografo che gli ha dato una versione alternativa, facendoci così avere qui in Europa due aree molto interessanti dedicate per un pubblico più giovane, dove è divertente e interessante anche a scoprire le differenze tra le due. Ma comunque il video finisce qua, scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate di Sesamo Ventura, e io, insieme al Baldo e anche Miguel, vi aspettiamo nel prossimo video per andare insieme alla scoperta di PortAventura, un parco che veramente vi saprà stupire, ne sono sicuro, quindi vi aspettiamo!